Caterina Vosti, si può mangiare anche con le mani o è meglio con le posate? Sempre con le mani. Ok, io l'avevo detto. Ok. Come si chiama? Ha un nome questo piatto? No, bruschetta alla Caterina. Bruschetta alla Caterina. Buonissimo. Miele, tra l'altro, buonissimo quello che ha fatto papà, eccezionale. Tanta roba. Guglielmo, tu che devi asciugare da ieri sera, questo è perfetto. Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch. Il lunedì, il martedì, il mercoledì, il giovedì, il venerdì, gli scemi del villaggio. Il villaggio di Rete 3. Il villaggio di Rete 3. Attenzione pubblico del villaggio, partiamo con una segnalazione molto importante che riguarda il villaggio in tour. Cos'è il villaggio in tour? Siamo io, Casolini e Balmelli che andiamo in giro per i teatri della Svizzera italiana a fare degli spettacoli che parlano di paese reale, di pregi e difetti della Svizzera italiana. Fino ad ora abbiamo detto che era tutto sold out, ma la notizia è... Pronti? Hanno aumentato i posti. Ecco, abbiamo aumentato i posti in virtù anche del fatto che a Faido andiamo alle scuole, quindi invece di una palestra ne usiamo due perché vogliamo il vostro bene. Quindi abbiamo liberato dei posti per tutte le date del villaggio in tour. Abbiamo finora fatto due date, Mendrisio e Locarno. Dopo Pasqua riprenderemo la tournée. Se volete iscrivervi gratuitamente al villaggio in tour e venirci a vedere dal vivo, andate subito su rsi.ch/eventi, ripetiamo, rsi.ch/eventi, e prenotate il vostro posto. Cercate nel mese di aprile il quadratino del villaggio in tour, cliccate, vedete tutte le date, vi iscrivete per Massagno il 14 aprile, Faido il 21 aprile, Acquarossa il 28 aprile, Teatro Sociale di Bellinzona il 3 e 4 maggio. Ci sono dei posti in più, approfittatene. Tu hai capito cosa ho detto, Casolini? Poco. Ha la voce da sderenato un po', Paolo. Ma mal di gola. Ma com'è finito il derby alla fine? Mal di gola, fatti i tuoi. Com'è finito? Fatti i tuoi. Sentiamo un brano. Come è finito il derby? Sentiamo un brano. Sapere. Basta. E allora di nuovo buongiorno, 8 marzo, giornata internazionale della donna, domani 9 marzo, il compleanno dell'Inter. E allora Paolo... però metti sullo stesso piano, è un brutto gesto. Sa va a San Dio. Per pulirti la coscienza, caro Paolo Guglielmoni, oggi 8 marzo, scherzi a parte, festa internazionale, giornata internazionale della donna, per sciacquarti tutto il maschilismo di cui sei cosparso, ti sei presentato questa mattina, tra l'altro, sdrenato, senza voce, poco lucido, con una mimosa per la nostra ospite, il villaggio del benvenuto alla chef Caterina Vosti. Caterina, ciao, arrivata. Buongiorno. Guarda Paolo. Grazie mille. Decorerò la vostra bruschetta. Con le mimose. Con la mimose. L'hai comprata al distributore di benzina, quello di Viganello, dove vai la mattina a far colazione, Paolo? No. Puoi accendere il microfono, grazie. Non ci sono le condizioni, parla te per favore. Dunque, Caterina è una chef, Joss... Una chef che parte da Cugnasco e va in giro per il mondo a fare esperienza e raggiunge un livello molto alto. Di recente ha aperto un hotel con il suo compagno, il Relais Collina, a Clusone, giusto? In Val Seriana. Esatto, esatto. La Val Seriana è un po' come la Verzasca, no? Sì, più o meno, siamo lì. Periferia di Bergamo, meravigliosa collina di Bergamo, ma partiamo magari dalla tua esperienza all'Eden Rock, è stata la più importante. Tu eri cuoca chef all'Eden Rock, sì, fino a poco fa. Esatto, ero executive chef lì all'Eden Rock, è stato un periodo di un anno e mezzo, è stata una bella esperienza per me. Comunque come chef si cresce sempre molto in quelle strutture. Perché... Una stella, Caterina? No, non l'avevo. No, non l'avevi la stella? Una stalla. No, la stella no, non c'era. Però è vero che c'era un cliente ticinese ogni 250.000 svizzero tedeschi? Sì, è vero. È vero. Com'è okay. Essere executive chef dell'Eden Rock? Cioè, i clienti sono molto, molto alti di naso? Ma dipende. I clienti, quelli... che c'era lì, erano gente abbastanza tranquilla. Cioè che gli davi un panino con la salamella andava bene uguale.
Ma quello no. Ricordiamo che Lenny Kravitz, si dice, gira voce quando arrivano al Moon Stars. Sting anche. Lenny Kravitz, l'Eden Rock. Anche Sting. Anche Sting. Sting me l'ha detto la Cinzia, mia amica della Varresa, mi ha detto che c'era Sting. Beh, Bergamo però, se si parla di gente altolocata, ci sono tutti gli industriali, c'è tutta insomma una parte molto ricca di Bergamo. Esatto. Vengono nel tuo ristorante a Bergamo, in al Val Seriana momento, oggi? Al momento sì. È vero, sì. I VIP, qualcuno, sì. Non ci puoi dire chi. Gente dell'Atalanta arriva? Al momento, uno sì è arrivato, sì. È arrivato qualcuno dell'Atalanta, vedi. Allora, io ho capito questo. Lei è partita con un posto di riguardo all'Eden Rock di Ascona, ma poi si può parlare per te, Caterina Vosti, di un cervello in fuga. Perché sei dovuta andare in Italia? Sono andata in Italia per amore, diciamola così. C'è un applauso che non è un cervello in fuga. Un bel bergamasco, un bel bergamasco vero? Bergamasco vero, sì. Pan e salam. Di sopra o di sotto? Dessura proprio. Sì, Bergam Dessura. Cioè, possiamo dire che Bergamo è una città stupenda e la zona delle valli, la Val Brembana e la Val Seriana, ricorda un po' il Canton Ticino anche paesaggisticamente alla fine? Sì, in effetti mi sento a casa. Io sinceramente sono una persona che mi sono sempre spostata molto, ho fatto molte stagioni e sinceramente sono contenta di essermi fermata in un posto simile, diciamo un po'. Dov'è che sei andata in giro per il mondo? Sono stata a Londra, New York, poi vabbè in Svizzera ho fatto diverse stagioni, St. Moritz sul lago di Quattro Cantoni, a Lucerna, e adesso appunto ho trovato la mia pianta stabile, sono contenta. Però è vero che la cucina bergamasca in un certo senso è molto simile alla nostra? Sì, polenta, formaggi. Brasati, salam, Fatti Freuler si è trovato benissimo a Bergamo. Cioè, Freuler era proprio. Ricordiamo non il ciclista, ma il calciatore. Prego. Allora, detto il coltellino svizzero dai tifosi dell'Atalanta. Consentimi, Caterina, di fare ancora un passo indietro. Ma certo. Tu fosti la prima allieva della Fondazione Uccellin di Sara e Andrea Scaminata. Esatto. Che cos'è la Fondazione Uccellin? Hanno fatto questa fondazione per i giovani cuochi. E io sono stata scelta tra 500 ragazzi per fare questa esperienza. Lui mi ha sponsorizzato e ho potuto viaggiare. Sono stata a New York appunto grazie a lui e appunto ho potuto viaggiare, fare esperienze. Ho lavorato in un caseificio, ho lavorato in diversi ristoranti stellati per dei periodi. È stata una bellissima esperienza. Ricordiamo Caminada, dove va il ristorante? A Fürste? Non sai niente. Fürstenau, e quante stelle ha? Tre stelle, uno dei pochi tre stellati. Che tipo è il maestro? Solo per far capire alla gente cosa vuol dire avere tre stelle Michelin. Milano, che è una città gigante, cosmopolita, famosa, quanti tre stellati ha? Quanti tre stelle ha? Due. Certo. Quindi c'è solo per far capire la potenza di Caminada. Fuori Coira ce n'è un altro. Allora, che tipo è il maestro Caminada? Io mi sono trovata benissimo. Ma non è incazzoso come si vede a Masterchef? No, è una bravissima persona, sinceramente molto carina, umile. Tante volte quello che fanno vedere o magari personaggi così o gli chef importanti, poi ci parli assieme e vedi che sono come noi, uguali. Ma non diciamo cose che non sono vere, Caterina. A Masterchef diceva solo quick e fast, sembrava veramente sempre sfidatissimo. Ma anche in cucina c'è fast. Vero. Ascolta, il tuo coup de théâtre, il tuo piatto forte, se dovessi fare la finale di Masterchef al mondo per vincere i mondiali degli chef, con che piatto ti presenti e una breve descrizione e perché? Io farò un risotto. È vero? Sì. Come? Adesso sulla nostra carta c'è un risotto con le chiocce, lumache, sì, aglio nero e prezzemolo. Buono. A me piace un sacco il risotto, l'ho sempre fatto perché mi è sempre piaciuto. Le chiocce, le lumache mi piacciono un sacco, quindi sì, farò un risotto. Caterina Vosti, sul sito GoMio ho letto che il tuo ex direttore, il signor Spilla, sì, dell'Eden Rock, diceva di te: la signora Vosti non solo cucina molto bene, sa anche come guidare e motivare una grande squadra. Quindi ti chiedo, leader, è più difficile essere una brava cuoca o gestire la brigata? Gestire la brigata è più difficile. Sì. Di carattere sei più Cannavacciuolo o più Joe Bastianich?
più Gio Bastianich. No, okay. Grande Gio Bastianich. Abbiamo con noi Caterina Vosti, chef che cucinerà per il villaggio, perché vogliamo provare una cucina veramente sarà di alto livello. Sarà un misto tra Leather Rock. Ti farà questo onore. Tra Leather Rock e la cucina bergamasca. Attenzione. E allora tra poco si cucinerà il villaggio con Caterina Vosti, la chef, insomma, che ha deliziato prima Leather Rock ad Ascona, oggi sta deliziando tutta la zona di Bergamo, tutta la zona della Valle Seriana con il suo ristorante Collina. Con una carta molto bergamasca, con ristorante Baides, giusto? Sì, Baides, esatto. Giusto, perché entrambi, ambedue sono chef, tu e il tuo compagno. Esatto. Di una cucina a quattro mani. Esatto. Bello. Ma le due mani e non litigate mai? Siamo come cane e gatto. scusa, prego. Ma veramente? Sì. E però è quello che è per quello che funzioniamo. La miscela che funziona. Sì. Okay. Voi avete messo mano a questa nuova, a questa costruzione del Relais Collina, ma perché avete optato, ho letto, per una cucina a vista, per esibizionismo? No, perché ci piacesse come animali allo zoo che tutti ci guardano. Però il bello della tua cucina è che passi dalle lumache al cuore, al rognone, alle animelle e poi sei una grande fan, e sei anche brava, sicuramente, sulla cucina vegetariana. Cioè si passa dal rognone al tofu come se nulla fosse. Sì, a me piace un sacco tofu, creme di ceci, piatti vegani. Il mio compagno è quello un po' più delle carni, quindi manzo, tira su al manzo. Cuore, vero bergamasco doc. Come lo fate il cuore, tra l'altro? Scusa, che è uno dei miei piatti preferiti. Lo cuciniamo sotto vuoto, lo tagliamo sottile, lo serviamo freddo con una salsa verde. A freddo, cioè, sì, come freddo. Se fosse il bollito. Sì, cioè, esatto, tipo come un bollito. Bello. Invece un piatto vegetariano che fai nella tua cucina? Adesso c'ho un roll di zucca con una crema di tofu e facciamo jus vegano al posto di usare le ossa, facciamo solo con le verdure, a base di verdura, facciamo un succo ridotto di verdure. Ma io una domanda. Scusa Paolo, come si fa la crema di tofu? Tofu lo frullo nel mixer. Mi è difficile. Ah, cioè, è proprio semplicissimo. Ma il tofu e il seitan non vanno incontro proprio, cioè si scontrano frontalmente con il gusto? Non sono in sapori seitan, per definizione. Puoi ricordare a mia nonna che non sono i coltelli giapponesi che vendeva tipo la carne vegetariana. No, dipende come li condisci te, sta te a renderli più buoni, perché logicamente se lo mangi così è come mangiare un pezzo di carta. Allora, io sono più incuriosito dalle carni, eccetera. Hai parlato del cuore, il rognone lo fate sempre, cioè lo fai diversamente, lo fai sotto vuoto? Rognone lo fai spadellato. Spadellato, col burro, c'è bello, abbondante. Sì. Oh, che bello. Bello. Che cos'è che spinge una grande chef a decidere di proporre ancora dei piatti a base di prodotti del tuo territorio? È una cosa che va un po' di moda? Ci tieni davvero per motivi affettivi o lo fai per necessità o ti garba davvero? Sì. Mi piace, in più la mia famiglia sono contadini del piano di Magadino. Quindi a me piace utilizzare prodotti del territorio, anche avevano animali, quindi ho visto come si faceva la mazza, quindi per me è una cosa faccio perché sono cresciuta così. A Bergamo, quasi come se avessi più voce in capitolo. A Bergamo cosa c'è di ticinese? Cosa hai portato nella cucina? Al momento ancora niente, dei rösti, ho portato i rösti. Brava, brava. Allora, abbiamo tutti delle reminiscenze legate a come abbiamo vissuto la cucina da piccoli. Io ricordo mia bisnonna che faceva la polenta al fuoco nel camino. Anche mia nonna, paiolo nero come la pece. E la presina fatta col giornale. Bravissimo, sì. Quali sono i ricordi legati alla cucina in famiglia di Kate Vosti? Noi, essendo una famiglia di contadini, abbiamo questo tavolone, ci ritroviamo sempre tutti assieme e facciamo magari la cassola o facevano i sanguinari. Le cose di fegato, patate. Scusa Caterina, il sanguinaccio inteso come la tartina di pasta frolla col cioccolato nero? Esatto, che esatto. Spettacolo. Caterina, mi potresti valutare i seguenti piatti? Io non sono chef, come puoi ben immaginare, ma i seguenti piatti di mia creazione o rivisitazione. Te li cito brevemente. Lo scaldò, esiste davvero? Fagiolini saltati nel burro e nella farina di mais con pancetta croccante, cioè una sbrinzata di farina di mais. Buoni. Un piatto isonese. Sì, proprio lo mangio sicuramente. No, è vero, non ti dice niente. No.
Le lasagne di polenta. Le lasagne di polenta, attenzione. Polenta no. tagliata a fette. Fette disposte poi in una teglia, intervallate stile lasagna con formaggio, raclette e pancetta. Beh, non male, quello lo mangerei. Davvero? Sì. Grande. Okay. Un po' come la polenta uncia. Eh sì. Un grande classico. Lasagna, cioè, vabbè, sì. un parolone, se cioè, puoi chiamare, non so, polenta sì. strati. Ok, lasagna in polenta, non mi, okay, non mi ergo. Il riso in cagnone, beh. Vabbè, sì, dai, quello mi piace. Ricetta, riso bianco, tocchetti di patata saltati in burro e aglio, No, no. Per formaggio. Formaggio. Ah sì, formaggio, sì. come più avessa. Il formaggio. Il formaggio al feuk. Questa l'hai fatta male però. Il formaggio al feuk. Cioè infili un pezzo di formaggio dell'Alpe su un forchettone. Sì, quello mi piace. Va bene, sì, non, va bene. Alla fine non è che rovini il formaggio. No, no, no. Il formaggio no. dell'Alpe. La pasta gialla, le penne lisce con panna, zafran, brinz e rosette di crudo messe poi alla fine. Quello no. Io non un mangerei mischiazzo. Neanche neanche se mi pagano. No, è vero? No. Quindi neanche la pasta alla scorreggiona, tutto no. quello che c'è nella credenza no. con panna, no, neanche quello, vabbè. No. Cos'è che hai qui? Raccontaci un po' cosa c'è qui. Vabbè, facciamo faccio, vedere. Faccio una bruschetta di pane sì. Valle Maggia con il sì. questi germoglietti qua, che sì. questi qua di decorazione, il caprino, formaggio fresco e ho messo un po' di pepe Valle Maggia e sale. Okay. Pepe Valle Maggia che conosciamo. Solo per farvi sentire ancora un po'. Quindi Bouchon. Bouchon. Ma ci metti anche okay. il miele? Il miele no, l'ho dimenticato in no, macchina. No, 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 io, no, scusate, no, io no, se non c'è no, il miele. Diamo le chiavi a Alan Franconi che va a prenderlo in macchina, dai. Cioè ci vuole il miele, Caterina, no? Ci vuole? Facciamo portare il miele? Il villaggio, la tua primavera. Sulle mani! Caterina Vosti, chef, nostra ospite quest'oggi, mi ha ricordato che ci eravamo già incontrati alla Capanna a Legna sopra Brissago. Esatto. E lì tu hai praticamente invertito la tendenza. Come hai fatto funzionare la cucina? Sì, praticamente sono stata su 2 settimane con mia sorella e mia mamma. E abbiamo preso sta capanna. No, siamo con meno disprezzo. Scusa, no, non puoi no, è stato bellissimo. No, la capanna a legna è una delle più famose. No, non puoi dire sta capanna, non va bene. No, è stato bellissimo, veramente una bella esperienza. E abbiamo fatto il weekend, sono arrivato su 90 persone a mangiare. E sono a 90? Sono andata un po' in difficoltà perché non pensavo che eravassi così tanta gente. Mamma mia. Polenta e brasato, non avevo più niente. E alla fine ho aperto un paio di scatole di fagioli e ho fatto su un po' di insalata, non sapevo più cosa fare. Arrivavano su e chiedevano il gelato, il cappuccino, ho detto guarda, non riusciamo a farteli qua. Siamo 5 stelle. È un problema delle capanne che chiedono, la gente chiede delle cose clamorose. Allora, ci accusano di avere molto testosterone in questa trasmissione e di essere, nel tuo caso, Nicolò, hai ricevuto più accuse in più punti della tua carriera di sessismo, no? Adesso non ti... Paolo, cioè non ti consento. No, Paolo, scusa. Dai un applauso. Tu sei maschilista, Paolo. Ti vuoi redimere oggi? No, con cosa ti redimi? La RSI ha messo un bel po' di soldi per fare delle serie TV sulle grandi donne di questo cantone. Poi, oggi 8 vicende. Marzo casca Fagiolo, no? Allora, faremo una serie sulle grandi donne del Partito Socialista. Il diavolo veste Pravda. Non sono ancora note le attrici che interpreteranno le esponenti del PS, ma per le parti maschili sono già pronti i primi nomi. Bruno Marina Carobbio. No, vedi, no. Okay. Se ho detto le parti femminili non sono ancora note, ma le parti maschili sì. Non sono arrivato pronto. Bruno Storni, il tuo amico Bruno Storni, sarà interpretato da Gigio Alberti, per intenderci Strazzabosco di Mediterraneo, e da Riccardo Fogli per la parte giovanile. Sì, Ivo Durish, l'avvenente Durish, già sceneggiatore di Noi Uomini Durish, verrà interpretato da Amedeo Minghi in alternanza con Drupi. Minghi. Carlo Lepori sarà interpretato da Gioele Dix, per la parte giovanile da Paul Mazzolini in arte Gazebo. Lo ricordi Gazebo, quello di Alex Chopin, Paolo? Sì. Avanti. Con chi ti stai scrivendo? Che... No, vai avanti. Poi film... Fu suo ospite a TSX, Gazebo, tra l'altro. È vero, Paolo? 47 anni fa. Paolo? Vai avanti. Gazebo, sì. È Masterpiece è Alex Chopin. Sì. No, non ci sono, non sono... Andiamo col prossimo film, ma Nick. Fu tuo ospite, Gazebo? Sì. A TSX, da Casati. E beve 4 whisky and soda. Tra l'altro
sta passando tanto di quel burro, stiamo veramente godendo, Caterina, vedere quel burro. Paolo, poi c'è un film biografico sulla nostra Carla Norgauer, Paolo. Di nuovo? Senti chi Carla si chiama. La parte di John Travolta è stata presa da Giorgio Fogno, coadiuvato per le scene pericolose da Ridge di Beautiful, detto Mascella. La Carlina verrà interpretata da se stessa per la parte contemporanea e da Noemi per la parte giovanile. Noemi. Clamoroso reality, viaggio Lugano-Roma in macchina tra il direttore dei programmi RSI e la segretaria del Partito Democratico, con Ellie ti presento Pelli. La Schlein torna nella sua Lugano e accompagnerà il bel direttore alla scoperta di Roma. Ellie ti presento Pelli, un viaggio dal Principato Pegliano di Breganzone alla Città Eterna. Presente anche il suocero di Matteo, il noto avvocato Mario Postizia, al secolo il Joe Biden di Arbedo. No, per la parte di Matteo Pelli sono stati provinati 570 candidati, ma l'ex conduttore di Spacca 13 ha comunque scelto se stesso. Poi ci sarà un remake del premio Oscar del 1989 con Jessica Tandy, Morgan Freeman e Dan Aykroyd in salsa biaschese a spasso con Rosie. La pellicola scritta da Inti Pestoni e Raffaele Sanniz, tradotta dall'Istituto Luce del CCP di Lugano. Pellicola beh, in costume. A quattro mani, ma si può dire a una mano sola, Sanniz e Pestoni. A Inti parla bene. A una mano sola, dai. Una mano sola e mezza lingua. Dai. Ecco appunto, sceneggiatori, virgolette. Pellicola in costume ambientata alla fine degli anni 60 tra Biasca e Malvaglia, dialoghi in dialetto stretto meno comprensibili di quelli di Squid Game, la serie sudcoreana. Certa la parte che fu di Dan Aykroyd, affidata a Chino Denti, a patto che tenga la tinta color mogano alla Gianni Morandi. Cioè, Denti, colore di capelli non tra i più naturali del mondo. La conduttrice di Perfetti Sconosciuti sta anche realizzando l'adattamento del capolavoro di Umberto Eco, In nome della Rosi, grande bagarra per essere scritturati nei ruoli che contano, da Bruno Boccaletti, sceneggiatore del film. Il novizio, azzo. Sì. Guglielmo da Baskerville, che fu Sean Connery, verrà interpretato da Silvio Tarchini, il tycoon della Foxtown. Bernardo Gui, che fu di Mare Abram, da Paolo Beltraminelli. Azzo da Melk, in alternanza tra Lorenzo Mammone e Giovanni Marci del Quotidiano. Ho capito, ma hanno tutte e due una sassata di anni. No? Azzo da Melk, ne ha 17, 16, cioè non va bene con l'età. Ma infatti Marci sembra giovane. La prima sarà all'Astra di Como, 3 euro l'ingresso al Politeama di Biasca. Poi... Poi ci sarà un film sulle continue legnate metaforiche prese da Paolo Guglielmoni a casa dalla moglie. Lorenz Sarabia si chiama il film. Lorenza, moglie di Paolo, deve continuamente lottare con i continui e irrimediabili difetti del marito, spesso mandato al confino tipo Garibaldi nell'appartamento 2, quello d'appoggio. Di fianco all'appartamento 1, 27 metri quadrati, lampade rubate al raviolo di platino, olio chenite di Ponte Chiasso 3 euro, Tritoc da Schnauzer, riscaldamento a fuoco a legna come nell'Ottocento. Paolo Guglielmoni, in evidente difficoltà di tenuta fisica, verrà impersonificato da Evaristo Roncelli, detto Papa Roncel, per la parte liceale. Grazie Nick, sono veramente interessanti queste proposte. Bravo. RSI. Applaude anche Caterina. C'è un profumo spettacolare di pane abbrustolito col burro. Solo personaggi maschili, tra l'altro, queste serie dedicate alle donne. Complimenti. Caterina Vosti, che profumino, tra poco si assaggia, raga. Che profumo, Paolo. Tanta roba. Intanto uno dei miei amici della Corner Arena mi chiede a Casolini se ha consapevolezza che il pullover che porta oggi richiama il colore trasuda choc. È un cashmere sette fili. Marchione. Sembra uno di... Lanfranconi, il nostro social media guy, puoi toccare per favore il pullover di Casolini? Sei figli al massimo. C'è un profumo spettacolare. Hai recuperato il miele dell'azienda di famiglia? Ce sì, lo possiamo dire? Papà. Scusa papà, che papi, l'ho dimenticato in macchina, ma me l'hanno portato gentilmente. Come si chiama l'azienda di famiglia? Mio papà è Moreno Vosti, famiglia biologico, apicoltore. Ok. Pure, bene. Allora, Caterina, puoi descrivere la preparazione che allora, ho fatto un pane Valle Maggia Rostin dal Buter. Sì, ok. Nome tecnico. Sì. E poi ho fatto una massa di bouchon di capra con sale e pepe Valle Maggia.
lo metto sopra il pane. Cioè l'hai schisciato, schiscio, giusto? Il bichon l'hai schisciato, sì, con un cugiarro. Esatto. E, ecco, poi praticamente adesso fai assembli il piatto. Esatto. Che piatto che proponevi alle The Rock, esattamente così? Sì, avevo fatto questo formaggio di capra, ma per gli aperitivi così, ma... Funzionava? Sì. Non sminuirlo. A me piace, quindi sì, ho detto vabbè, li porto qualcosa di semplice. Ma è vero che tu hai un compagno che sta... con te, quindi ticinesissima, ed è bergamasco e detesta il formaggio? Esatto, non ama i formaggi. Un bergamasco che non ama il formaggio. In effetti ieri sera ho chiesto a casa a mio papà: papi, preparami la fondue. Allora intanto chi ci guarda sulla 2 sta vedendo tutta la preparazione di questa bruschetta con il formaggio di capra. Praticamente sta spalmando Caterina Vosti il bûchon spiattarato con il pepe nero della Valle Maggia e il fleur de sel sulle fette di pane della Valle Maggia, quindi si rimane sul territorio e chiude con una deliziosa puntina di miele prodotto da Moreno Vosti, va che bel. Quindi tanta roba. Ecco, andiamo ad ammorbidire. C'è l'aglio sulla bruschetta? No, non l'ho messo, volevo lasciarvi... Ma c'entra, cioè c'entrerebbe qualcosa l'aglio con un... Sì. Sì? Sì, sì, potrebbe anche... Ma l'aglio è la morte sua sempre, cioè io mangerei solo aglio. L'aglio è la morte sua dell'aglio? Cioè l'aglio con... Non hai detto una frase... Nel Birker Muesli l'ho mai mangiato. Ecco. Ma non sono lucido. Tu puoi dire il formaggio con l'aglio, per il formaggio è la morte sua. Posso chiedere una cosa, che magari tu non hai quella sensibilità. No? È l'8 marzo, sei lì col dicendo una brutta parola, col deretano affrancato la sedia. Puoi aiutare Caterina, per favore? No, io è l'8 marzo, svegliati. Solo non mi permetto. Marzo, no, ma non mi permetto. A me non piace farmi dare la mano, preferisco fare le cose da sola. Bravo. Oh, è l'8 marzo. Però scusa Caterina, il gesto poteva farlo. No, vabbè. Scusami, cioè non mi permetto di toccare. Non ti permetti, sei alzato da quella sedia dal 1945. Detto da uno che cucina solo prodotti da congelatore per sua figlia. L'altro giorno ha detto: devo fare da mangiare alla Emma. Che cosa gli fai, Paolo? La pizza del Bordone. Avere del congelatore o la pizza del Bordone. Grande chef anche Paolo Guglielmoni. Allora, tra poco andiamo ad assaggiare i piatti. Posso essere preparati. Il primo, Caterina? Sì, certo. Vai. Nico, vai, almeno alzati e prendi il piatto, no? Voilà. Cioè, minimo. Bene. Allora, ricordiamo il servizio povero di casa Guglielmoni. Grazie Paolo per aver messo a disposizione il servizio. Paolo, cosa sono i piatti? Pozzi Ginori presi con lo sconto. Grazie mille, Caterina. Grazie mille, davvero grazie, è un onore. Grazie. Si presenta proprio bene. Vado grazie. A mostrare il piatto in cinepresa. In cinepresa. Ecco, Ettore, in regia, ti prego di mostrare. Vado, ragazzi. Caterina Vosti. Si può mangiare anche con le mani o è meglio con le posate? Sempre con le mani. Ok, io l'avevo detto. Ok. Con le mani? Ma sì. Vado? Vai. Allora, assaggiamo. Come si chiama? Ha un nome questo piatto? No, bruschetta alla Caterina. Bruschetta alla Caterina. Miele, tra l'altro, buonissimo quello che ha fatto papà, eccezionale. Tanta roba. Guglielmoni, tu che devi asciugare da ieri sera, questo è perfetto. È spaziale. Buonissimo. Grazie. Caterina Vosti. Ascolta, Caterina Vosti, ne puoi preparare altri 2 o 3 che mangi? Sì, non problema. No, dai, per favore. Sì. Comunque, grandi complimenti, grandi complimenti. Veramente buono. Facciamo vedere ancora in camera. Ascoltate una cosa, ma tanta se Spaltrax è già in studio di là, non vogliamo passargli la linea? No, non lo merita. No. Non lo merita. Ah, pensavo che gli volessi dare la bruschetta, non la linea. Merita. La linea, no, non la merita. Il villaggio. Non aver paura di essere strano. Eccoci qua di nuovo in studio. Ciao Caterina, Paolo. Ci ha cucinato una bruschetta con del formaggio di capra, flor di sel, pepe della Valle Maggia, miele di suo papà. Burro, proprio il burro, il vero burro che proprio è andato, friccicava Paolo quel burro lì, leva già. Che è l'elemento proprio della dieta di Balmelli, il burro. Sì. Confermi? Mai usato olio d'oliva. No, c'è una cosa carina da dire al pubblico: quando noi cuciniamo qui nello studio del villaggio, c'è un certo allarmismo nei piani alti della RSI, della sicurezza, perché dobbiamo disinserire l'allarme antincendio, poi magari dopo arriva Rete 2 con degli ospiti importanti, quindi c'è un po'... No, perché raccontiamo l'aneddoto, venne l'anno scorso, dopo che Balmelli cucinò il risotto con 7 kg di cipolle...
ci fu un odore di cipolle che si impregnò per te. E dopo era buono, di noi, no, era buono però il risotto. Era buonissimo, non buono. Lo mangiò lo chef Ranza, Dario Ranza. Se no la maestra... No, era molto buono, hai fatto un ottimo risotto. Vabbè, però spizzavo. Dopo di noi venne uno scrittore ceceno con origini turkmene che ha scritto 150 anni di prosa in intervistato sanito, dalla collega di Rete 2. Collega di Rete 2, si lamentarono, scrissero anche a Joe Biden che non andava bene. Allora, una domanda per Caterina Vosti, chef che appunto è graditissima ospite di questa mattinata del villaggio. Tu ci hai dimostrato che cucinare anche con poco si può fare veramente tanto. Quando cucini ad alto livello, perché tu sei una chef di alto livello, devi avere sempre materie prime ricercatissime o puoi prendere proprio cose anche molto semplici? No, non penso. Ad esempio adesso sulla carta abbiamo una patata con la mascarpa. Cioè una patata di rovetta, perché è lì la zona, con la mascarpa. Bollita? Bollita. Sì. E poi scottata nel burro, abbondante burro. Quindi... Visto che ha guardato me quando ho detto... Cioè, possiamo dire che il collo di maiale o il col da chuin batte 10 a 0 il wagyu da 1000 euro al chilo? Sì. Tra l'altro abbiamo una diapositiva del col da chuin, Nico, girati. Allora, qual è il piatto più spaziale che tu da cliente abbia mai assaggiato? Questa è la domanda di Balmelli? La domanda di Balmelli. Bella. Perché tu, chiaramente, essendo curiosa, vai anche a provare gli altri chef. Quel piatto che chiudendo gli occhi ti ha fatto viaggiare... Da film Ratatouille, no? Quando il critico gastronomico mangia quel piatto di ricordo. Bella domanda, sinceramente. Dove hai mangiato meglio nella tua vita andando in giro per il mondo? In Ticino, sinceramente. No, dai, non vale. Ma facciamo un applauso, però è un applauso che cioè non ti crediamo, Caterina. Quelli, no, un applauso quelli dell'Enoteca Pinchiori di Firenze ci hanno denunciato. No, mi piace andare a mangiare nei grotti, sinceramente. Io sono una persona semplice. Polenta, spezzatino, salame, formaggio. Io non è che... Cioè, logicamente vado anche nei ristoranti gourmet a mangiare, però... Da Vittorio sei stata, da Vittorio? Sì, sono stata. Mi è piaciuto, sì, interessante, però preferisco anche andare a mangiarmi un piatto di tagliatelle ai porcini in un'osteria. C'è un piatto, un alimento che proprio non sopporti, non ti piace mangiare? No, mi piace tutto, ecco. Sì. Tornando in cucina invece si litiga spesso, c'è cioè spesso dissapore tra colleghi. Ma brigata. Sì, sì. Cioè, tutte le tue esperienze t'hanno già insaccata? Sì. Perché tu hai fatto tutti i pioli della scala. Ha fatto gavetta. Sì, ormai la cucina è un po' un mondo selvaggio, diciamo. Devi un po' adattarti, soprattutto se sei una donna è ancora più complicato arrivare a certi livelli. Fai proprio più fatica. Ah, ecco, quindi sì. È più difficile comunque. Sì, è più difficile. Sì. Chi ama come te la cucina, appunto la polenta, l'hai detto tu, gli affettati, eccetera, quando cucina, mi riferisco ai dolci, per esempio, che è un aspetto diverso magari dalla cucina, perché c'è lo chef pasticcere, c'è il grande... Tu sei brava nei dolci, cioè, tu ami fare i dolci. Amo fare i dolci, abbiamo anche una pasticceria vista con un bancone, dove comunque c'è più interazione col cliente, perché a me piace proprio il mondo della pasticceria, è molto più creativo. Cucina fredda, pasticceria, hai la possibilità di tipo? Fare anche... Che cosa fai? Paolo, manda giù prima di cioè, parlare. Non so, i vermicelli al popolo bergamasco, glieli fai? Abbiamo una mousse di castagna con meringhe, abbiamo fatto... Che è il nostro dolce, Paolo, alla fine, no? Il vermicelli. Sì. E noi fino a qualche anno fa vivevamo di castagne. Sì, sì, sì. Quindi più rappresentativo di questo. Vero, eh? Sì, no, vero, molto buono, a me piace la castagna. Ok, allora, Guglielmonista. Paolo, è finito, hai mandato giù? vuoi prenderti una pausa? Sentiamo un brano, ecco, torniamo. Quando Guglielmoni ha mandato giù il boccone, torniamo in onda. Poi abbiamo lo scoop sul lotto adesso ancora, eh? Sì, Caterina, hai sentito che la vincita maggiore del lotto svizzero l'ha preso un ticinese? Hai è letto? Molto probabile. Molto che probabile che sia ticinese. 65 milioni. Non sono stata io, purtroppo. No, 65 milioni, ma abbiamo uno scoop. Allora, Balmelli non mi permette di ritornare sulla partita di ieri alla Gottardo Arena. E per manda giù il boccone, tocca a Nicolò Casolini. Ti ho smorso il microfono. Allora, Nicolò, abbiamo ancora qualcosa da dire in merito alla vincita straordinaria del lotto di qualche giorno fa. 65 milioni con ogni probabilità è un ticinese, un personaggio residente, contribuente della Svizzera italiana ad essersi aggiudicato i milioni 65 del lotto. Hai visto? Avevi letto, Caterina? No. No, ma alla fine c'è chi è dentro il mondo del lotto
e chi è proprio completamente fuori. Sì. È vero? 65 sì. milioni e 20, continueresti la carriera da ristoratrice, da chef, eccetera, oppure ti pianta lieta? No, continuerei. Bravissimo. Bravo. No, non fare il retorico. Fai la domanda retorica, poi sono io come retorico. Come, si dice, retorica come si dice in francese, tante de chapelle, tante de chapelle. Bravissimo. Allora, il vincitore, anonimo, in forma anonima, ha dato delle buste con dei nomi e con delle cifre, delle donazioni per dei ticinesi che a detta di questa persona... Tutti i 65 milioni da via o una parte? Una parte. Storna una parte. Allora, 1750 franchi vengono dati a Franco Denti per una nuova tinta di capelli da Jean-Louis David e non al salone Scaviat di Vertemate con Minoprio, tinta, perché lui di solito vuole spendere poco, a una tinta con Eternit Copalle nero di seppia del mercato rionale di Andria e Trani. 30.000 franchi a Lugano Hockey per richiamare da qui alla fine della stagione Roland Abis Reutinger. C'è bisogno di 4-5 camper da stasera fino a sabato per il ritiro punitivo della squadra in vista del ritorno del play-in. Da Lautenbrunnen però ancora nulla, anzi pare che l'ex ipertitolato di DS abbia detto la legge l'avresti mai te, gnanca, dopo 6 schili da racletta alla casetta gialla. 2700 franchi. Confermo. 2700 franchi a Tamara Merlo. Sì. Per la campagna di Più Donne ci vogliono più vestiti alla Lady Gaga e meno alla Maristella Polli, ha detto questo elettore di Più Donne. Tutto rispetto. 5600 franchi a Matteo Pronzini. Per invitarlo a non manifestare nel 2024 su dipendenti pubblici, caporalato, sussidi, casse malati, tasse per i redditi alti e Reto Ceschi. Sono manifestazioni anche contro Reto Ceschi. Eh beh, sì, sono le sue preferite, tra l'altro. 1500 franchi per mettere un doppiatore a Bruno Storni, perché non si è mai sentita la voce. In Lizza c'è Bertellotti e Davide Riva dopo lo stracotto d'asino cucinato da Frapolli agronomo. Che lo doppiano. Che doppiano Storni. Sì. Ok. 1000 franchi ad Alex Farinelli, che ha pagato a vuoto Salvatore Carruezzo, gestore del locale karaoke Una lacrima sul viso di Lamone. Farinelli aveva riservato la sala Califano per l'ipotetico festeggiamento delle federali. Però non è andata. Non è andata. 5000 franchi a Stefano Artioli per comprare del macinato di qualità e non al tutto 2 franchi per le tigri siberiani che tiene libera a Palazzo Albertolli. Se dovesse restare un millino, anche una fornitura di essenza millesimata per eliminare il Paco Rabanne 1 million in azione all'autogrill di Melegnano che usa il magnate ticinese già imperatore di San Bernardino. Ma quando viene qui Stefano Artioli? Quando viene al villaggio? E quando libera le tigri. 1500 franchi a Lorenzo Mamone per creare un ologramma allegro dell'inviato gotico di Marco, quello che sembra Crisantemi della Longobarda di Oronzo Canà. No! Cioè. 500 franchi a Tiziano Galeazzi per cambiare i suoi santini da uscente a uscito. Ma questa è una guffata che non gli puoi fare. Vabbè, 7000 franchi per strappare un sorriso a Claudio Zali a fondo perso. 100.000 franchi al Festival di Locarno per creare una retrospettiva con i grandi film italiani L'Esorciccio, Il Medico della Mutua, Ricchi e Barabba, Occhio Malocchio, Prezzemolo e Finocchio, Ricchi evitando i cortometraggi giovanili di Kurosawa, la rimasterizzazione di Das Cabinet del Dr. Caligari, esatto, e 4 film del cinema impressionista Kirghiz del maestro Oleg Shepakatsukov. 2700 franchi più braccialetto all inclusive per Davide Van de Sfroos per un soggiorno a Sharm el Sheikh, almeno non ci parla più del lago di Como, delle zone di confine, delle feste campestri che veramente guarda il Mar Rosso. 700 franchi ultima Joas Balmelli da spendere al centro Epil Zero di Porto Valtravaglia, depilazione definitiva che il bue muschiato di Camorino verrà fatta con l'Usquarna 120 Mark II con la cera lacca del Vaticano dell'epoca di Papa Luciano. Sono poi così peloso, tira via il peloso. Allora al villaggio Caterina Vostic ha cucinato una splendida bruschetta nel burro col formaggio di capra, il flor di sel, il pepe della Valle Maggia, il miele del suo papà. Ma soprattutto volevo chiederti, Valentina. Caterina, scusa. Ma poi va giù di bioritmo, non capisce più una mano. Sono già andato giù vabbè. Se dovessi fare il pranzo del villaggio con noi tre, antipasto, primo, secondo, dolce, cosa ci faresti? Ecco, ci hai conosciuto, hai visto che siamo dei ticinesi medi molto grezzi, cosa faresti? Sicuramente vi farei prima un bel cuore di manzo, con la salsa verde, sì, come primo. Bollito? Bollito. Ma carpacciato? Carpacciato. Okay. Poi sicuramente un risotto con le chiocce. Buono. E poi come piatto principale...
un bel carré di maiale intero. Ma non ho intero. Capito, dopo intero. Il cuore di manzo e il risotto c'è un piatto principale? Sì, sì, certo, la carne. Okay. Un bel carré di manzo di maiale intero, magari con un po' di polenta. Oh, ci sta. Dolce? Dolce... una bella foresta nera della Migros. Così, così. Grazie davvero di cuore, Caterina Bosti. Grazie a te. Ricordiamo, già executive chef alle Delocchie di Ascona e oggi dillo, chef poi di Bergamo, al ristorante Baides, il Collina Relè. Mm-hmm. Grazie mille. Grande in bocca al lupo. Grazie. Per la vostra nuova davvero, a te e al tuo compagno. Grazie. Grazie a te e tra poco... Aspetta. Il villaggio di Rete 3. Il villaggio di Rete 3. Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. Chiccodoro.ch. Tu hai dei problemi con la famiglia Val San Giacomo, che vuoi parlare ogni volta sopra lo sponsor Chicco d'Oro. Io, stavi parlando.